per l'appuntamento di Vip Farm. Oggi su Glam in the City intervisteremo Elio Frucci. Siamo nel suo showroom di Love Therapy in via Vittorio Veneto a Milano, ma non lo intervisteremo qui, bensì al parco, perché Elio Frucci è un uomo innamorato della natura. Andiamo a vedere. Grazie Elio Frucci, prima di tutto per aver accettato il nostro invito al parco. Noi facciamo sempre interviste un po' particolari, un po' fuori dai canoni. Perché al parco? Sì. Perché so che lei è un amante della natura. Sì, io mi trovo bene con la natura, nel senso che ho la fortuna, diciamo, di essere cresciuto in campagna, per cui il mio luogo, diciamo, di riposo, di, come dire, magico, dove ognuno si trova bene, è la campagna. Però credo che tutti gli uomini siano così, perché noi siamo degli animali. Scusa se dico questo, noi continuo a sostenere che noi siamo una specie di animale, però che ha la presunzione di non essere animale, ma invece credo che facciamo tutto quello che fanno gli animali, abbiamo, mangiamo come mangiano gli animali, facciamo tutto come ci riproduciamo con gli animali, per cui alla fine è una presunzione questa dell'uomo che dice ah, l'uomo è diverso, l'uomo perché ha l'intelligenza, l'uomo perché... Ma chi lo dice che gli animali non abbiano l'intelligenza? Sicuramente hanno i sentimenti e l'affettività e la sensibilità è uguale. E lei lo sa perché è nato in campagna, nato e cresciuto nato in campagna. Ho visto l'amore che può avere la chioccia per i suoi pulcini, la mamma per i suoi cagnolini, la gatta per i suoi gattini, per cui voglio dire, non capisco perché l'uomo si sia data questa medaglia speciale per cui noi siamo fuori discussione, noi apparteniamo a un'altra categoria. È una grande presunzione che non so se c'è Dio, ma se Dio ci guarda dall'alto dice ragazzi calma perché non è così come la dite voi. Se la raccontiamo giusta voi siete degli animali evoluti che state trattando male gli animali meno evoluti. Per cui alla fine non so se andare in paradiso chi è credente o chi non è credente ma comunque si comporta con gli animali in un certo modo. Poi io faccio tutte queste belle analisi. Però dopo nella vita sbaglio, mi comporto male, cioè non voglio assolutamente essere la considerato presunzione, guai la presunzione sarebbe già una come dire una identificazione di una persona. Io l'ho intervistata diverse volte ormai, Credo che sia la terza o la quarta nell'arco di un paio d'anni. A me fa piacere però, perché e lei è adorabile, carina, adorabile. Cosa direbbe in questo momento storico dove molte volte noi non lo sappiamo, però nel mondo ci avvengono un sacco di rappresaglie io, anche nei posti brava. Più... Allora, io sono terrorizzato dalla follia di queste cose. Quando sento cosa succede... Sento cosa succede in Siria, sento cosa succede nel Nord Africa, cosa succede in Afghanistan, cosa succede in questi paesi. Io non posso pensare che ci siano persone dello stesso paese che bombardano persone dello stesso paese solo perché sono geograficamente spostati, cioè voglio dire, e poi c'è qualche folle che continua ad essere eletto o continua a prendere il potere che decide sulla vita di miliardi di persone. Allora, viviamo ancora un'epoca barbara, quando verrà guardata, per la quale la gente dirà, ma la sai che nel 2000 erano così cattivi, così stupidi, cosa che si facevano la guerra? Come adesso diciamo, strano che Genova facesse la guerra a Venezia, o che Venezia facesse la guerra a Pisa. Un po' indietro nel tempo, però esatto. Ma il paragone è giusto, cioè quando vedremo queste cose, o i nostri futuri, vedranno queste cose e diranno ma sai che in quell'anno là ancora si facevano le guerre tra un paese e l'altro e poi alla fine voglio dire non c'era nessun motivo per farsi le guerre, potevano vivere tutti in pace, certo. Ma però l'odio di due persone scatena la morte di milioni di persone, cioè come se io e te litigassimo e mandassimo
al disastro milioni di persone, solo perché noi non andiamo d'accordo. Però purtroppo quello è il potere. È il potere, ma il potere è malvagio, nel senso che già il potere, se tu ci pensi, cos'è il potere? Perché io devo avere potere su di te o su un'altra persona che passa, quando quella persona magari senza saperlo è più intelligente di me? Certo, perché alla fine se tu pensi che tra tante persone che passano per la strada ci sono dei professori, ci sono dei filosofi, molti ci sono dei santi, anche. Ci sono delle persone, come faccio io a prendere una decisione per loro? È una cosa folle. Assolutamente sì. E io questa non la posso accettare. La vera democrazia sarebbe il potere del popolo, ma però quando il popolo raggiunge, non è forse la perfezione neanche la democrazia, dovrebbe essere la possibilità che le persone più sagge, forse come in Grecia, potessero governare, perché scelte tra i filosofi, tra le persone che avevano più carisma, perché alla fine qualcheduno forse che ci guidi è anche importante. Però quindi Elio Ferrucci è un uomo anarchico, diciamo, capace di guardare, però in realtà chi ha di fronte? Io guardo. Vedo un extracomunitario, non so se può essere magari un medico piuttosto che. No, io voglio dire questo. Quando io sono qui a Porta Venezia e alla fine tutti parlano male di questa gente che arriva qui, no? E io però racconto sempre una cosa. Qui siamo in via Vittorio Veneto. Dietro qui ci sono tutti gli eritrei, tutti questi del Corno d'Africa, diciamo. Io passo e mai nessuno dice nulla di negativo, di contro noi che siamo i cittadini del posto. Se passi anche con una ragazza vistosa, non ho mai visto nessuno che dica giudicare, sì. Ecco, perché hanno un rispetto. E certe volte mi commuovo e dico, ma dov'è questa maleducazione degli extracomunitari? Non c'è, è una leggenda, cioè gli extracomunitari a volte sono più educati dei nostri, molte volte, cittadini. Abbiamo visto adesso allo stadio di Roma cosa è successo allo stadio. Caspita, cosa ne pensa? Io penso che ci sono dei criminali che, essendo dei criminali, approfittano del calcio per mettersi gli uni contro gli altri, perché non è più una questione di razionale, logica su chi è più bravo. Puoi ammirare anche un tuo avversario, quello lì è più bravo, quel giocatore lì è più bravo della mia. Però questo è il concetto dello sport, sarebbe bello tornare al vero concetto di sport. Ecco, però invece lì c'è una forma di grettezza mentale, per cui io tengo per una squadra, gli altri sono miei nemici, allora bisogna che li castighi, io veramente sono rimasto sbalordito da questa capacità addirittura di usare le pistole per fare che cosa? Per uccidere uno che è di una squadra diversa dalla mia, cioè veramente abbiamo raggiunto la follia, quella follia che diciamo che esiste nei capi di governo, che molte volte scatena una guerra. Anche il singolo sarebbe talmente, non so come dire, cattivo, stupido, perché non va paragonato a un animale, perché normalmente per offendere qualcuno si parla di animali. Io invece non voglio toccare gli animali, voglio toccare la pazzia dell'uomo, che è peggiore dell'animale, perché l'animale non è cattivo. Ma forse infatti questa è la differenza tra l'essere umano e l'animale. L'animale uccide per necessità. Io ti devo dire questo, io ho visto una fotografia una volta, un filmato, di una tigre che aveva trovato un capriolino, un animalino di questi erbivori, no? E a un certo punto ci giocava un pochettino, come a volte i gatti giocano con una cosa. E poi credo che alla fine, più che l'amore, poté il digiuno, come diceva sì. Dante. E a un certo punto se l'è mangiato. Però alla fine la tenerezza di questo cucciolo, di un animale erbivoro, evidentemente, l'aveva affascinato la tigre, e per un attimo, voglio dire, aveva capito che era come un bambino, come il suo bambino, e alla fine. Allora, incominciamo a guardare gli animali. Gli animali, nella loro semplicità, sono più sensibili dell'uomo. Ma chi è Elio Ferrucci? Elio Ferrucci è una persona che ha fatto tanti sbagli, che dice queste cose, ma non vuol fare una predica, perché io ho sulla coscienza tante distrazioni, tante disattenzioni, tante cose. Cioè io quando parlo così non voglio essere frainteso, non è il sapiente che parla, il saccente che parla. Sì, non è un profeta, è un uomo che ha la sua esperienza. Un uomo che ha pagato da tutte le volte che ha disatteso
il cuore, che ha sofferto. Per cui voglio dire, sono come dire un pentito, sono una persona che si è resa conto che ad un certo punto le cose importanti non sono certe cose ma sono altre cose. Per cui l'età, si dice che l'età matura, l'età dà la saggezza, è vero, è se vero. Tu sai utilizzare è le tue vero. Esperienze. Io ho pensato molto, sono molto curioso, ho visto molti film, ho visto molti documentari, ho viaggiato e ho capito che il mondo è molto diverso. Torniamo un secondo al cuore, sì. Quindi cuore, amore, sì. Creatività. Io sì. Volevo parlare di Elio Ferrucci. Elio Ferrucci non è chiunque, Elio Ferrucci sì. Ha creato un mondo indosso, ecco, sì. Guarda, sono l'esempio proprio sì. Del mondo di Elio esatto. Ferrucci. E io sono felice di aver fatto questa rivoluzione. Quando è nata questa rivoluzione? Dunque, questo eravamo negli anni, agli inizi degli anni 70. Perché, ti spiego perché, questi abiti esistevano già, però esistevano come abiti da lavoro, cioè il jeans era Levi's, Wrangler e Lee, tre marchi mondiali, facevano milioni e milioni di jeans. Però da lavoro cosa si intende? Minatori, operai? Tutti gli operai andavano col jeans perché era un tessuto molto duro, che non si rompeva mai, certo. Poi quando si rompeva assumeva quest'aria qui un po' ancora, un po' vissuta, poi una cosa strana, che se tu ci pensi, quando si consuma esce il bianco, tutti sì. Gli altri tessuti sì. non hanno questa qualità, perché questo colore qui è colore indaco, cioè un colore vegetale, certo. Quando se ne va l'indaco resta il cotone che è bianco. Se tu vedi una tessitura di denim, tu vedi che c'è un filo bianco che passa dentro un bagno di indaco, che è questa pianta che si trova in diversi paesi, e questo è un colorante vegetale, per cui... Ma il jeans è blu. Nasce blu. Nasce blu. Ecco, l'indaco, l'indaco è la parte qui, ecco, più scura. Quando si consuma, ecco, questa è la parte più chiara. Beh, quindi questo comunque, è un trattato lavorato, sì. È un trattato lavorato andato. Sì, diciamo. No, ma tu, è bello perché è l'esempio, è come se ti fossi vestita apposta perché potessi fare questa chiacchierata. Beh, tutte le ragazze si vestono in sì, jeans. E infatti, tutti ormai lo usiamo, tutti lo usate, io sono felice. Sai come nasce il jeans da donna? Anche questo qui, perché io non ho tabù. Io a un certo punto sono andato a Ibiza una volta e ho visto delle ragazze, allora andavano a Ibiza, gli hippie, e venivano dall'Australia, venivano dall'America, e ho visto che facevano il bagno con il jeans Levi's nell'acqua, e quando queste ragazze uscivano con dei sederini. Io dicevo, ma che peccato che non restino sempre così. Perché non farle vedere a tutto il mondo? Perché non farle vedere? Però io faccio sempre una battuta per ridere. Dico, la povera Marilyn Monroe, mi ricordo che ha fatto una foto, prima ancora di questo episodio, dove lei si è messo un paio di jean Levi's e si appoggiava a una macchina per guardare il motore. Però col sederino si muoveva e dicevo, era un messaggio che lei mandava ai grandi fabbricanti di denim per fargli capire che c'era bisogno di un jean da donna. Loro non l'hanno capito, io sì, invece l'ho capito. Perché prima era maschio il jean. Era maschio, e allora una donna se certo. Lo metteva così un po' per rompere lo schema, però non era contenta di averli, se non se li tirava addosso. Però la rivoluzione nasce da Londra, se non sbaglio. No, la rivoluzione no. Nasce da me e da un modellista mio, nel senso che a un certo punto il primo jeans fashion l'abbiamo fatto noi in Italia e questo ci ha riconosciuto. E l'Italia, facci caso, che è ancora la patria del jeans, perché sembra incredibile, sembra che invece essere nato in America è nato esatto. In Italia. Perché? Tutti questi colori. Perché c'è stato Fiorucci e altri che mi hanno poi imitato, perché poi le idee certo. Hanno una capacità di comunicarsi veloce. E abbiamo capito che le donne poi stanno meglio col pantalone che con le gonne. O fai la minigonna come facciamo noi, e che ho fatto Mary Quant, la minigonna, perché le gambe delle donne sono troppo belle e il sedere delle donne è troppo bello. E allora il jeans è la morte sua. Ha risolto il problema. Adesso vai in giro, vedi queste meravigliose ragazze, prova ad alzarti, lo facciamo vedere. E dopo facciamo una passerella. Ah, che meraviglia, guarda. Grazie. Che gentile, grazie. È jeans. E allora questa cosa, vuol dire, la naturalezza, la semplicità, il guardare le cose, non aver paura. Se tu hai paura, cosa penserà la gente? Io ho fatto tante foto, anche di ragazze senza reggiseno,
E alla fine mi dicevano, ah, ma come fai, come... E io dico questo, ma cosa c'è di brutto nel corpo di una donna? Voglio dire, gli antichi scultori facevano il corpo della donna di Venere, nuda, perché sì. Benedizione, è una benedizione della natura, è fatta perché noi si ami le donne, se le donne si nascondono è difficile poi poterle amare, invece se ci mostrano... È un peccato per il mercato orientale, anzi medio orientale, che sotto magari hanno dei jeans meravigliosi. Esatto, però... tu pensa a queste povere donne che avranno dei sederini bellissimi, dei seni meravigliosi e gli impediscono tutta la vita di mostrarli. Amsterdam è stata annoverata come la città del denim, sì. In questi giorni si stanno svolgendo i Denim Days. Sì. So che lei ha appena fatto la prefazione, insomma, ha presentato il libro di Fabiana Giacomotti, sì. The Master of Denim, se non sbaglio. Sì. E quindi, insomma, cosa ne pensa di questa cosa? Io vorrei raccontare come nasce il denim da donna, perché questo è molto importante. Cioè, io mi sento, diciamo così, orgoglioso di aver avuto l'idea che il denim, che era un abito da lavoro, un pantalone da lavoro, poteva diventare un abito invece da città. E come si evolve il denim oggi? Il denim si evolve in tanti modi, perché poi dal denim è l'idea di una donna che possa mostrare bene le sue belle gambe, senza più avere la gonna, perché la donna era condannata alla gonna, un po' come le donne arabe che sono condannate al vestito nero e poi anche alla maschera per non far vedere il viso. Era una limitazione. Il vestire della donna è una limitazione. Poter mostrare il sederino, che è sempre una cosa meravigliosa, le gambe, che è una cosa meravigliosa, un po' di scollatura, perché a un certo punto il seno è una cosa meravigliosa. Perché dobbiamo dire di no? Perché se il buon Dio ci ha dato questi piaceri, noi dobbiamo rinunciarli in nome di cosa? Tanto dobbiamo riprodurci, ci hanno fatto per riprodurci, giusto? Allora le faccio una proposta, visto che siamo davanti al suo showroom, Love Therapy, qua in via Vittorio Veneto, io andrei e proverei qualcosa. Va bene, mi dispiace. Va bene. Vediamo se c'è un paio di jeans più belli di questi. Va bene, allora facciamo un brindisi e la ringrazio tantissimo di questo pranzo aperitivo. Adesso magari andiamo a mangiare un'insalata. Allora. Grazie mille, sempre, veramente sempre un piacere. Grazie mille. Grazie a te, perché sei una persona speciale. Tu hai tutte queste caratteristiche, queste qualità che dico di una bellissima donna. Perché perdercele? Perché alla fine non puoi vestirti in modo ancora più sexy? Quando sono giù la vengo a trovare, perché è veramente motivante. Grazie mille. Va bene, grazie.